Eccoci qua dal mondo del carbonaro, dal panorama, dal più grande panorama, dalla più grande gamma di carboni presenti in un negozio di barbecue. Ce l'abbiamo ovviamente qua al Barbecue Paradise. Andiamo a presentare volti nuovi e volti vecchi, cercando di dare una direzione ai carboni e un range di utilizzo. In molti chiedete: qual è il miglior carbone da Kettle? Qual è il miglior carbone da Kamado? Qual è il miglior... Non esiste un miglior carbone da barbecue, sempre se non parliamo del Betterwood e del Pit Barrel, perché se c'è un carbone che è indiscutibilmente il miglior carbone da Pit Barrel è il Betterwood, per combustione, per flavor, per durata, sembrano fatti l'uno per l'altro. Comunque, andiamo ad analizzare i carboni appunto per range di utilizzo. Partiamo dai carboni ad alta densità. Carboni ad alta densità li prendete già in mano, sentite che sono dei carboni pesanti, a parità di volume di altri, li sentite subito che hanno un peso specifico maggiore. Sentite anche il sound, molto vetrificato. Allora, in questa gamma qua mettiamo due carboni della Best Charcoal, che sono il Marabù e il Quebracho. Io non sono un grande estimatore del Quebracho, non mi piace assolutamente il flavor, è un carbone durissimo dalle grandissime prestazioni termiche, è stato usato per tanti anni principalmente per i grigliatori, per i ristoratori, quindi su una griglia aperta facevano accendere il carbone. In commercio ci sono dei Quebracho dove comunque il processo produttivo non è stato così ottimale, quindi spesso i Quebracho quando poi li accendi hanno un odore di ammoniaca che poi dopo via via si neutralizza, è un carbone dalla combustione abbastanza neutra, ma questi carboni molto duri se li mettiamo dentro un Kamado e li accendiamo lì, questo odore di ammoniaca prima o poi la ceramica se lo prende e noi ce lo annusiamo tutto. E non mi piace. Per una griglia aperta, per fare del grilling che duri per molto tempo, è un ottimo carbone. Andiamo su un carbone, il Marabù, del quale io invece sono innamorato. A parere mio è un po' più difficile da accendere, più duro del Quebracho, ma dura di più, sviluppa una temperatura pazzesca e dà un flavor veramente, veramente caldo. Quindi in un grilling dove poi dopo dobbiamo usare anche un coperchio, un grilling lungo, no? Dove andiamo spesso ad aprire e a chiudere un coperchio, al Quebracho sicuramente è meglio e preferibile il Marabù. Quindi Quebracho griglie aperte, Marabù anche per griglie con coperchio. Arriviamo invece poi dopo, abbiamo parlato di flavor in combustione. C'è chi dell'opinione che il legno, che il carbone debba avere un flavor neutro e dopo ci devi aggiungere chips, chunks e altri ammenicoli. Per quel che mi riguarda, per la ricerca che abbiamo fatto in tutti questi anni, il carbone deve avere anche un flavor, diventa un componente della ricetta. Qua abbiamo sicuramente i due carboni più aromatici che esistano in commercio. Il Betterwood, che oramai lo conoscete in tantissimi, è carbone di mogano messicano e di ciliegio selvatico, ma ha un odore pazzesco, in accensione senti veramente le campanelline della primavera suonare, no? E tra l'altro anche in combustione è capace di conferire al cibo uno smoke ring come se avessimo affumicato con dei chunk di ciliegio. Il flavor è quello, ricorda molto il ciliegio, è un flavor caldo, un flavor avvolgente, il cibo prende una colorazione rossissima. È pazzesco, è caro perché è un carbone che parte al Messico, va negli Stati Uniti e poi arriva in Olanda per poi venire qua. Quindi pensate tutti questi passaggi come lo fanno costare. È caro, ma è assolutamente il miglior carbone che uno potrebbe scegliere per appunto i pit barrel, come dicevamo prima, ma anche per un Kamado, ok? Comunque da mettere in uno smoker, c'è chi li ha usati nei Pro Q, c'è chi li ha usati appunto nei Pit Barrel, nei Kamado, vedete che la pezzatura è medio grossa, da mettere poi dopo anche in uno smoker è perfetto, è pazzesco. Abbiamo anche il Acacia Black Wattle, che sarebbe l'acacia eucalipto di prima, che ha cambiato nome. In assenza del Betterwood abbiamo scoperto questo carbone, l'abbiamo usato molto, ha veramente un bel flavor. È un legno più leggero,
brucia più velocemente del Betterwood, che è per certi aspetti anche un legno pesante, un legno che ci mette tanta combustione, se ne consuma poco. Tenendo conto che è più economico, anche se ne si consuma di più, alla fine il costo di spesa per cottura fra Betterwood ed acacia siamo lì. È un flavor particolare, non è così dolce come il Betterwood, ma è sicuramente diverso da tutti gli altri carboni, ma va provato assolutamente. Ora arriviamo dai carboni di media intensità, di media densità, carboni che io considero degli all purpose, sono carboni che vanno bene per il grilling, per il roasting, per il low and slow, a seconda delle macchine nei quali vengono utilizzati. Tutte e tre vanno bene nei Kamado, per dirvi, con questo qua che è Birch & Aspen di Best Charcoal. Birch & Oak, scusatemi, grazie Sergio dalla regia. Birch & Oak con un Kamado, con un Mirmillo XXL, con 4 kg di quelli ci abbiamo fatto 18 ore di cottura e ce n'era ancora, ok? A 100 gradi, in low and slow. Quindi partiamo per gradi, presentiamo appunto il Birch & Oak di Best Charcoal, tutto di pezzatura così, grossa, di pezzatura grossa. Il che vuol dire che sicuramente nell'andare a fare il setting in un Kamado, in una macchina predisposta per fare dell'home slow, qualche pezzo dobbiamo spaccarlo con un martelletto per andare a tappare tutti i buchi e fare un letto omogeneo. Cosa che invece è risolta nel Devil. Il Devil è il carbone, il brand nostro. Vedete, abbiamo i pezzettoni grossi e abbiamo dei pezzettini più piccoli e anche più volatili. Quelli serviranno per andare a tappare. Se prendiamo tutti i pezzi grossi dal sacco, è logico che poi al fondo rimangano i pezzettini piccoli. Questo è un carbone che va usato appunto come mix, grossi, medi e piccoli. Ha una tripla pezzatura. Il Blue Sock invece non presenta grosse pezzature, è tutto pezzatura media. Non ha né piccoli, né, a meno che non venga tritato dai corrieri, non ha né pezzatura troppo piccola, né pezzatura troppo grossa, e pezzatura media. Questi tre vanno benissimo negli Ugly Drum Smoker, un po' meno bene nel pit barrel, ci sono nervosetti, vanno capiti, va fatto un buon setting, perché sennò col pit barrel ci troviamo sempre ottimi per i Kamado. Quindi diciamo che nei barbecue dove possiamo regolare l'aria e tirare o spingere questo carbone a seconda di come sta prendendo, vanno benissimo per il low and slow. In un barbecue autosettante come il pit barrel abbiamo bisogno forse di legni un po' più stabili, come appunto il Betterwood e Acacia and Black Wattle. Ultimo dei carboni che vi vogliamo presentare è il Birch & Aspen. Birch & Aspen è un carbone puro da grilling, è leggerissimo, nell'essere giù suo leggerissimo sviluppa una temperatura esagerata per pochi minuti. Cioè, questo, se accendiamo una ciminiera e lasci la ciminiera lì 20-25 minuti, lo hai esaurito. Quindi diventa un carbone da usarne poco, è l'ideale per il grilling nel pick up, perché è di una ferocia disumana. Riusciamo subito a fare il searing delle bistecche, quindi questo qua per grilling è un carbone da bistecche, perché riusciamo a fare un searing velocissimo, violentissimo sulle bistecche, e poi passiamo a finirle, a portare a targeting in cottura in diretta. Ha espresso tutta la sua potenza e tutta la sua capacità termica, ha espresso al meglio all'interno del pick up. Stanno arrivando dei nuovi carboni, perché non ci fermiamo, dei nuovi carboni dagli Stati Uniti, e come al solito ricordo anche che abbiamo le brichette premium, sono in arrivo di nuovo le Pro Q, abbiamo le brichette di Franklin che stanno andando a ruba, le brichette di Blue Sog e le entry lever della Dango. Per oggi è tutto, come vedete noi ci sporchiamo le mani. Dal Barbecue Paradise, alla prossima!